tornato proprio in questo momento dall'America e mi trovo questa bella sorpresa. Ci vediamo stasera alle 22.30, 10.30, su Tele 1 con me.
Scooby Doo to the beat, I'm on it, me. Let's give it a beat, we rock it, Scooby Doo. I got what? America, we don't be. I am Joe Manotti, the man. I gotta get up again and again. I'm black, I'm white, I do it right. My name is Joe Manotti, wanna start a fight. I fight between the bass and the beat on the drum. I fight to get busy, I fight to get fun. I wanna talk to you about the Inspirados, about the new bumpers, about the Dominator. Where the hell did the name? But don't forget mine. My name is Joe Manotti, I create the crime. Can you feel it? Si balla con una band che per me fa paura, ve li faccio sentire. Abbiamo la buca nel costiere. Sono Jovanotti, su Canale 1 alle 22.30, questo è un orario un po' strano per noi, non ci siamo mai incontrati in televisione a quest'ora, ma del resto si cresce, si va avanti, si diventa più grandi, è anche giusto fare più tardi qualche volta. Fra l'altro questa è un'occasione speciale per me perché stiamo vedendo l'ultimo concerto di una serie di 50 concerti, la mia prima tournée vera dal vivo in giro per tutta Italia. Questo concerto abbiamo ripreso a Rolling Stone a Milano, un locale importantissimo per la mia carriera perché insomma lì è nato quello che è il movimento, no? Facciamo uno dei tre Jovanotti, ricordate, allora non avevo questo tattoo e del resto, sai, insomma, adesso volevo farmi un altro, sono tornato proprio oggi dall'America, è stata fra l'altro una bella sorpresa tornare dall'America e sapere di questa storia qua del concerto in onda su Tele 1. Vabbè, oh, abbiamo iniziato un po' di rap, continuiamo con qualcosa di più orecchiabile, dalla mia moto, Scappa con me, ve la ricordate? Tra poco su Italia 1. Give it five. All right. Grazie. Quando siete rotti le palle ditemelo che ne so, ci mettiamo qualcosa, anche perché se avete delle richieste da fare, vabbè, comunque tanto lo spettacolo ce lo mettiamo insieme. Però adesso vorrei che Saturnino, visto che oggi mi ero dimenticato, aspetta, che oggi, vabbè, non voglio dire niente sulla festa della donna, voglio solo fare gli auguri a tutte voi. E Saturnino lo fa con un mega solo molto romantico di quelli. Yeah. Ce l'hai con me perché non t'ho guardato e non t'ho detto che stai bene vestita così e non t'ho detto andiamo al cinema, baby, andiamo in centro e poi ci andiamo lì, dai. Ce l'hai con me perché ti chiamo di notte perché tua madre poi si incassa con te. Ce l'hai con me perché di sabato sera io non mi lavo, poi mi resto male. Sei arrabbiato perché qui a Torica il fidanzato la va a prendere in jeep e perché loro quest'estate in vacanza vanno in un'isola di quelle dei VIP. E invece io ti ho detto andiamo a Riccione e con la moto si va bene anche là, poi ci fermiamo, ti do un bacio sul collo fino a che il collo non si consumerà. Secondo me tu sei la numero uno che mi
sacco di cose strane e poi facciamo quello che ci pare. Allora smettila di fare la mamma, però sei vecchia a fare il tempo di te. Provo a pensare quanto bello sta bene, ma se non andare vieni, scappa con me, scappa con me. C'è una cosa, c'è una sorpresa, perché stasera, naturalmente essendo l'ultima data, per noi è anche una specie di festa, festeggiamo il fatto di aver passato insieme 5 mesi, da novembre che siamo in giro, e ci siamo divertiti un casino veramente, abbiamo girato tutta l'Italia, fra l'altro abbiamo scoperto anche che c'è comunque un filo conduttore che lega specialmente i ragazzi, tutti i ragazzi italiani, dal sud al nord, quindi non fatevi quelle menate sul campanilismo, non fatevi quelle menate, che sono bruttissime menate, che sono menate dai nostri genitori, dai nostri nonni. Noi penso che dobbiamo andare avanti, mi sembra giusto. E quindi c'è oggi un ospite, tra l'altro originario. È bella perché questa band nostra è proprio, deriva un po', ognuno di noi viene da una parte diversa d'Italia. C'è Click che viene da Roma, c'è Nabucca che viene da Rimini, lui che viene da Forlì, lui da Ascoli Piceno, abbiamo un nuovo che viene da Foggia, però trapiantato a Milano come molti di voi e molti di noi. Nicky, vai! Vieni dentro! Lo conoscete, Nicky? Chi segue la radio lo conosce. Prima che un bravo disc jockey, secondo me Nicky, prima di tutto, è un grandissimo chitarrista rock. Secondo me è veramente un gran chitarrista rock. E stasera ve lo dimostra perché facciamo un paio di pezzi insieme. Esatto! She told me he was doing that, she told me how to walk this way. Come on, walk this way.
faccio sentire un pezzo una volta che avevo scritto con Michele, si chiama Peggio per te, e a lui era piaciuto molto questo pezzo. E anche se lui è un metallaro, io di solito sono stato sempre un po' sul cazzo ai metallari, per non so perché, però insomma, fra me e i metallari, cioè fra loro e me c'era un po' l'antipatia. A me non me ne frega niente, e infatti ho chiesto al Mito se voleva suonare la chitarra, se voleva partecipare in questo pezzo con me. Stasera lo facciamo, anche perché c'è Italia 1 che sta riprendendo, quindi questa roba di stasera andrà in onda da qualche parte in televisione. Anzi, facciamo un saluto, metteranno i beep sulle parolacce, tipo adesso io per esempio dico cazzo P, metteranno un beep, però sicuramente il mio possiamo dire Fipi. Dite anche voi qualcosa, volete tanto mettere via. Tanto ormai le parolacce in televisione le dicono tutti. Poi comunque sia, io penso che sia molto più pulito mio cazzo di qualsiasi discorso di creme caramel o di Ferrara o di qualcuno del genere. Quindi, questo è Sound Cattivo, questo si chiama Peggio per te! Alla chitarra, mitico Nicky. Per me Nicky è un grandissimo chitarrista, è veramente un'anima rock. Lui è cresciuto a Pane e Van Halen, poi è proprio forte, anche uno simpatico. Abbiamo fatto questo pezzo insieme, Peggio per te, e niente. Oh, comunque questa è casa mia, stiamo vedendo il concerto da Rolling Stone. Non vi faccio vedere il resto della casa perché sono tornato oggi dall'America, c'è un bordello in giro. Vabbè, comunque continuiamo con la musica, siamo in piena atmosfera dura, continuiamo con le chitarre attaccate, tra un po' arriva la mia moto. Su Italia 1 ancora dal vivo, io sono Giovanotti. Peace. Quando continua, le chitarre rimangono accese, adesso c'è un pezzo di un sacco di tempo fa e Saturnino penso che si preparerà con il suo solito abbigliamento mentre i motori si scaldano e Michele parte
con un riff che a me mi piace perché è bello duro. Vai! Il festival di Sanremo, visto che in Italia vanno di moda molto le canzoni tristi in questo periodo, anche noi oggi giustamente facciamo una canzone triste, ma molto triste, però sono quelle che piacciono, quindi giustamente ci adeguiamo. E allora vorrei un po' di atmosfera, vorrei vedervi molto seri, vorrei vedervi seri, proprio seri, però proprio tipo minchia, molto seri, esatto, luci basse. Questo è fra l'altro un pezzo anche molto difficile da cantare perché c'è bisogno di una particolare estensione, però abbiamo il maestro Nabucco che magari mi dà un là, mi dai un là per favore. La la, allora, ve lo fate voi che io sono un po' strano. La, tutti insieme datemi un là almeno in tono. La, adesso provate a darmi un do. Do, adesso un re. Re, perfetto, un mi. Mi è sempre uguale. È bello perché è facile, è sempre uguale. Un sì, sì. Adesso un no. No. Questo è un lento che funziona così, parte così, molto triste. Siate tristi e parti. Go. Jackets and a baseball hat. Don't look at the world, I just get on the back.
Devi essere convinto. Vai, tu! Vai, un pugno forte in aria. Tutti insieme, oh! Everybody! Yeah! A proposito di Festival di Sanremo, a proposito di canzoni italiane, dopo va. Tu rimani lì, no, adesso scoprirete fra un po', c'è un amico che è venuto a trovarci. Dopo però, perché adesso devo fare un pezzo, l'ultimo pezzo incazzatissimo di questa serata, poi torneremo al rap. Mi diceva a proposito di Festival di Sanremo, anch'io sono andato nel Festival di Sanremo nell'88, con un pezzo che è stato, di tutti i pezzi che abbiamo fatto, il più venduto, anche se, come succede spesso in questi casi, è anche il pezzo più criticato di quelli che noi abbiamo fatto. Il pezzo che molti amano perché è un pezzo allegro, molti invece magari gli sta un po' sul cazzo per altri motivi. Per me, io penso che non ho più voglia di giustificarmi, non riesco a parlare stasera, non ho più voglia di giustificarmi per quello che faccio e penso non sia giusto che nessuno di noi si giustifichi per quello che fa quando crede in quello che fa. Questa per me è una canzone molto carica, molto positiva e chi conosce il nostro giro, chi ci ascolta la radio sa quanto io sia un fan come la maggior parte di tutti voi di Vasco. E questo per me è un pezzo molto importante che fra l'altro piace anche a lui. E alla faccia di chi ci vuole male, si intitola Vasco, vai! Vai così,
scemi e qualche volta pignan. Non c'è problema, no, è tutto che è. Numero uno, faccio quello che farei se. E quando torni facciamo festa senza nessuno che ci lasci la terra. E con Vasco si conclude la parte rock, la parte con le chitarre elettriche accese, forse la parte più divertente per me, perché è la parte in cui mi sbattevo di più di tutto lo show. Adesso invece andiamo con una cosa lenta, Quando sarai lontana, da Una tribù che balla. Poi c'è proprio Una tribù che balla, che per me è il pezzo più significativo di tutto questo spettacolo, anche perché è il titolo, insomma, è il nostro ultimo album. Poi c'è Ciao mamma, che invece è la canzone più coinvolgente, penso, di tutte quelle che abbiamo fatto. Tra poco, ancora qua... sentire importante
perché ti bolle il sangue nelle vene quando ti aspetterà sotto il portone. Tiro magari a cielo, piacerebbe che tu toccassi il cielo quando di notte ti bacia la schiena, parlassi dei suoi problemi, che non li tenessi tutti per sé, come vederli magari sposati e che lui stesse sempre con te, che non ti facesse incazzare mai, che non dimentichi i compleanni, che sia simpatico ai tuoi genitori e che li faccia diventare noi. Ho detto che ho sofferto un po', che però ora stai bene. Certo, all'inizio tutto era pazzesco, non smettavamo mai di stare a letto, di combinarne di porcherie. E guarda ora, chi l'avrebbe detto? Esco di casa alle 3 di notte, con 4 amici ce ne andiamo a caccia, per rimediare un amore facile. Il giorno dopo non ricordo la faccia, ma quando un giorno sarai lontana vedrai il cielo quando si colora, pensami almeno per un momento, pensami almeno per mezz'ora. Oh yeah. E quando sono qui dentro al mio letto vuoto, vorrei dormire, non è facile. Quando lo sai, se sia possibile, innamorarsi e non lasciarsi. Fatemi fare bella figura con chi ci guarda in televisione. Ciao Milano! Get down! Yeah! Yeah! Hai visto il fatto del carico? Ehi! Grazie! Allora, adesso c'è un pezzo molto importante, il pezzo più importante di questa sera. Questa è la canzone alla quale io tengo di più questa sera, perché prima di tutto è il titolo di un album che tuttora mi piace un sacco, penso che sia il disco più bello che abbiamo fatto, e si chiama Una tribù che balla. Questo pezzo vuol dire un sacco, vuol dire molto per me, perché la nostra musica può piacere o non piacere, no? Però penso ci sono dei pezzi più brutti, altri che piacciono di più, però tutti i pezzi hanno comunque una caratteristica. La caratteristica delle nostre canzoni è che sono cariche, che c'è dentro un'energia, penso, positiva, che sia molto sincera. Questo è molto importante. Le nostre canzoni sono canzoni di... non so, non lo so, però sono forti, cioè, sono piene di una carica che io ce la metto tutta, e sono
contro tutti i pregiudizi, sono contro i complessi di ogni genere, non i complessi in questo senso, gli altri complessi, quelli più brutti, sono contro il razzismo, sono contro le divisioni mentali, contro i pregiudizi, contro tutto questo. Che possa piacere o no, una tribù che balla per me vuol dire molto e penso per un sacco di voi, per tutti quelli che la pensano così, vai! La musica, il resto nel cesso. È una tribù che balla. 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 E la pace sia con voi. La carica, vi scarica. Più forte che puoi. Avremmo quasi finito, però non possiamo andar via senza aver fatto questo pezzo. Di solito ai nostri concerti che abbiamo fatto in giro per l'Italia c'era, come oggi del resto, un pubblico molto vario, da ragazzini
di 5 anni fino a persone molto più grandi. Stasera magari di ragazzini ce ne sono meno, però di gente di 5 anni è pieno, vedo. Ce ne sono un migliaio, addirittura io ne ho 4. Quindi questo pezzo ve lo dedico e augurandovi tutte le cose più belle del mondo, vai! Grazie ragazzi, grazie a tutti, grazie!
Oh, Ciao Mamma mi piace proprio, Ciao Mamma è proprio un pezzo da osteria. Cioè, è proprio allegro, mi piace. Vabbè, e qua lo spettacolo sarebbe finito, avete visto, diciamo, sarebbe finito, però cosa succede? Che la libidine è quando lo spettacolo è finito e uno esce dal palcoscenico e la gente ti richiama, no? E insomma, è sempre una cosa bellissima, perché poi non sai ogni sera se ti chiama, se non ti chiama, di solito insomma è successo, quindi siamo contenti perché se è successo anche a Rolling Stone. Infatti siamo tornati fuori e abbiamo fatto un pezzo che io amo moltissimo, si chiama Gente della Notte, magari lo conoscete. Dopo c'è anche una sorpresa, rimanete lì su Italia 1, ancora dal vivo Jovanotti, peace, che sono io, all right. Allora, adesso se avete voglia noi andiamo anche avanti, tanto è l'ultima data, quindi non c'è problema. Non abbiamo fretta. Io voglio, prima di cominciare con questo pezzo qua, uno degli ultimi che facciamo, ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per questa tournée, dai tecnici, veramente abbiamo passato 4 mesi insieme, è stata una convivenza molto piacevole, quindi vi ringrazio tutti, da chiunque abbia contribuito a questo successo, naturalmente anche tutti voi che avete partecipato agli spettacoli. Voglio ringraziare Claudio Cecchetto, che è lì davanti a me, che anche nei momenti dove magari il successo non c'è, lui continua a credere sempre che siamo fortissimi. Quindi grazie a Claudio, grazie a Radio DJ, grazie a tutti, grazie alla band. Nel frattempo io ho imparato un po' a suonare la chitarra, non molto bene, però abbastanza per fare gli accordi di questo pezzo. La notte è più bella, si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce il padiglio, la città riprende fiato, sembra che dopo, il buio la trasforma, gli cambia forma, è tutto più tranquillo, tutto vicino, e non c'è traffico, non c'è casino, almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese, il giorno cambia leggi, cambia governo, e passano l'estate, passano l'inverno, la gente della notte sopravvive sempre, nascosta nei locali, confusa tra le ombre. Se... Oh yeah. Oh yeah. La gente della notte fa lavori strani, certi nascono oggi e finiscono domani, parisi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai, padroni di locali, spogliarellisti, camionisti, metronotte, ladri, giornalisti, fornai e pasticceri, foto moderne, di notte le ragazze sembrano tutte belle, e a volte becchi una in discoteca e la rivedi la mattina e ti sembra una strega. La notte fa sto gioco e serve anche a quello, fa sembrare tutto, tutto un po' più bello, se... Oh yeah, ta-na, ta-na. Oh yeah. Parlare in una macchina davanti a un portone e alle 4:30 fare colazione, per i cornetti caldi, il caffè latte, e quando sorge il sole dire... E leggere il giornale prima di tutti, sapere in anteprima tutti i fatti belli e brutti, di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente, conoscere le storie, ognuno originale, sapere che nel mondo nessuno è normale, ognuno avrà qualcosa che ti potrà insegnare, gente molto diversa di ogni colore. Mi piace la notte e io voglio bene, io vedo tante armi, pochissime mattine, la notte mi ha adottato e mi ha dato un lavoro e che mi piace un sacco, anzi io adoro, mi chiamo Jovanotti e faccio DJ, non vado mai a dormire.
Dietro le quinte un amico di un sacco di voi che Fiorello! Fiore! Get down! Io potrei cederti il microfono adesso? Ah, you got it! Ma andate cecchetto! Ciao ragazzi, come va? Oh, ma io poraccio! Ma lui dove l'hanno messo? Vicino al bocchettone del fumo. Io ogni notte gli arrivavano certe. Io devo fare una cosa, mi posso assentare un attimo? Un attimo solo con Vari che arrivo subito. Scusate? Aspettiamo, Dov'è che vai? Allora, sono qui per una asta per vendere un. No. Allora, questa qui è una cosa che tu non sapevi. E infatti mi stai guardando con l'occhietto come di dire. Allora io sono felice di questa cosa di consegnare a Jovanotti per Una tribù che balla il disco d'oro! Acchiappa questo disco, questa sembra una scena dal film Mi manda Cecchetto! Allora, disco d'oro, Una tribù che balla! Grazie! Jovanotti, ti è! Grazie Fiorello, grazie a voi che l'avete comprato. Grazie veramente, non lo sapevo io questo. Me l'attacco in casa. Adesso vado un pezzo, adesso ne ho 11. Allora, discorso. Grazie, vi voglio bene, grazie. No, che discorso? Ne ho fatti mille di discorsi stasera. Ne ho fatti anche troppi forse. Però grazie, No, io volevo fare una cosa con te però. Posa un attimo questo. Ma tu stai sempre sotto ste luci così. Eh sì, perché tu invece no, tu vai al mare. No, dico, io sono nero, già ma bronzo con questi. Oh, allora io lo posiamo. Posiamolo perché adesso volevo preparare una cosa con te. Oh, qua c'è. Io non sapevo questo, ma tu non sai quello che faremo adesso. Cosa? No. Che ne so, adesso qualcosa facciamo. Sei qua, mica può andare via. Con quel disco d'oro ci vengono tre braccialetti e due collanine. Se lo fondo. Davvero, dai. Che c'è? Allora, ciao ragazzi. No, dove va? Vieni qua. Facciamo un pezzo, dai, un pezzo. Io voglio. Avete una richiesta? Lui penso che sia. Sei venuto, dobbiamo sfruttare My way. Cos'è? My way, hai chiesto. Non c'è problema. Va bene la tonalità? Non so, ora. Tanto la stiamo. Allora, vai, ci vieni. Allora, a belli capelli. Allora, e fai tu? No, io sono andato lì come se gli dovevo dire fa. Io non capisco niente di nuovo. Now
end is near, and so I face this other man. I did more than I could chew. Come viene bene. And so I threw without exemption. Non so manco che vuol dire. I know why I don't look into the along my way, and more, ci siamo, much more than this I did it my way. Yes, there was times I assure you when I'd be tough, more than I could chew. Went through it all when I was down and jumping up and down. Soltanto tu, e solo tu. And ding 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 ding. No, volevo solo dire una cosa sola, che io, stando dietro le quinte, no, qui, mi è venuta in mente una cosa che era 1, 2, 3 giovanotti, no, che è stato il momento quando io sono arrivato, cioè praticamente io sono arrivato a Milano, il primo giorno ero là dietro, e allora quello che ho notato è che la carica che c'era allora, 3 anni e mezzo fa, oggi non è cambiato niente, e quando ero là dietro, quando è partito Gimme Five, è stato... Cioè un bel ricordo, è stato bellissimo. Per me è stato ancora peggio. Perché? Bellissimo, incredibile. Grazie. No. Ciao ragazzi. Ciao, ciao. Alla prossima. Ciao Saturnino. Oh. E allora ancora grazie a Fiorello per il disco d'oro, ma grazie in particolare a chi insomma il disco d'oro me l'ha dato veramente, ovvero quelli che Una tribù che balla l'hanno comprato. Vabbè, e Fiorello fra l'altro secondo me è proprio bravo. Fa poco, io fra l'altro sono anche amico di Fiorello e posso dire che per quella un po' di esperienza che ho di televisione, ho conosciuto un sacco di comici, ci sono due categorie di comici, quelli che sono comici solamente quando vanno sul palcoscenico oppure quando si accende la telecamera, e quelli che sono proprio comici nella vita che ti fanno ridere sempre. Fiorello è uno così, è uno che se ci vai a scena ti fa ammazzare veramente le risate. Vabbè, comunque poi adesso poi canta da paura, ed ho sentito che sembra Frank Sinatra, insomma, adesso sta facendo anche un altro disco, vedremo un po'. Vabbè, continuiamo, perché la festa lì a Rolling Stone non era finita, va avanti con qualcos'altro che speriamo vi piaccia. Rimanete lì su Italia 1, ancora dal vivo, ancora per un po'. Prima di lasciarvi con gli ultimi pezzi vi saluto e ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questa tournée, ringrazio voi di Italia 1 e voi che ci avete guardato stasera, vi do appuntamento alla prossima volta in cui ci vedremo, ovvero penso verso giugno quando uscirà il nuovo disco. Di solito i cantanti non fanno i dischi così attaccati, Una tribù che balla uscì da settembre a giugno, però noi siamo pronti con un nuovo album. Del resto abbiamo un sacco di energia, abbiamo un sacco di idee, speriamo che questo disco vi piaccia. Del resto abbiamo anche no, sai una cosa, voglio dirla questa cosa qui, perché di Una tribù che balla forse per la prima volta in tutta la mia carriera se ne è parlato, anche i critici ne hanno parlato bene, no, di quel disco lì. Quindi per me è veramente un impegno il prossimo disco, spero di riuscire in questo impegno, spero di non deludervi e spero di farvi divertire ancora. Nuovo disco, nuova tournée estate prossima, ma adesso la musica continua, ancora non abbiamo sentito Muoviti Muoviti, poi bisogna fare un po' di reggae, bisogna fare un po' di pezzi dei Doors, del resto io sono un disc jockey, non faccio solo pezzi miei. Buon divertimento ragazzi e grazie ancora, ciao su Italia 1, yeah, giovanotti, alright, peace, yo. Ora comincio a fare disc jockey, cominciamo a fare pezzi anche non miei, se avete voglia potremo partire con una roba che fa tipo... Everything's gonna be alright, yeah. Oh, che bello sto pezzo. Well, I remember when we used to sit in the government tar in trench town. Alright.
bello che è sto pezzo, ragazzi. E mi disco non per Dio, dai, sì. Finito, che ne sono? Non lo so, noi avremmo finito. Chi si è rotto le, magari chi si è rotto, che ne so, può, noi possiamo anche continuare. Se avete richieste, per noi questa è l'ultima sera, quindi fra l'altro noi domani andiamo in vacanza, abbiamo una bella vita, siamo tutti belli eccitati perché Michele non è mai stato in America, lo portiamo in America, lo faremo, bello. Vabbè, oh, che ne so, potremmo fare, avete delle richieste? Cos'è? Potrei, visto stasera prendiamola come se fosse un po' un capodanno, anzi ieri era carnevale, che ne so, potremmo fare, ce l'hai la chitarra distorta? Ce l'hai la chitarra distorta? Tanto per esagerare, io non le so cantare, ma tanto sono pezzi questi che li cantate voi, non li canto mica io, quindi vai con un riff tipo che lì... ricordato che prima di finire dobbiamo invece di venire qui, dovrei forse stare a casa a guardare la TV, a sentire le stronzate che mi dice Pippo Baudo, dimmi cosa dovrei fare, dimmelo che io ci vado, cosa dovrei fare, che dovrei fare, cosa dovrei fare io, che dovrei fare, cosa dovrei fare, che dovrei fare, sai cosa faccio io? Cosa dovrei fare io di sabato sera quando il vuoto ti riempie tutta l'atmosfera? Dimmi cosa dovrei fare, dammi tu l'alternativa, dammi un modo che soddisfi sia me che la comitiva. Cosa dovrei fare, che dovrei fare, cosa dovrei fare io, che dovrei fare, cosa dovrei fare, oh, che dovrei fare, sai cosa faccio io? Sai che cosa faccio io? Sai che cosa faccio io? Yeah! Grazie ragazzi!
vuoi cominciare che subito io lo farei. Muoviti, muoviti me, che il tempo vola, finché la musica va, non sei mai sola. Questi sono gli anni 90, amico mio, e gli 80 sono finiti, e grazie a Dio, il voto lasciato alle spalle è molto grande. Siamo scoperti oramai, e le mutande che ci coprivano un po' sono cadute, tutte le vecchie realtà sono finite. Verso le cose che fioriranno, lo sai, se sono rose. Credo nell'uomo futuro, figlio di un mondo che mi spaventa un po' e non lo nascondo. Ma non nascondo neanche la voglia che ho di dare un posto decente al figlio che avrò. Forse fra un giorno, prometto, fra vent'anni, non sarà giusto che lui paghi i miei danni. E grazie veramente a tutti quelli che hanno contribuito al successo di questa tournée e alla mia personale ripetizione. Vi voglio tutti bene, grazie, vi do un bacio, grazie ragazzi.